Allora, bambini, aprite il libro a pagina 62, così facciamo insieme il ripasso di una lezione che avevamo affrontato insieme a scuola molto tempo fa. E quindi non ce l'avevate ancora caricata, lo carico adesso in modo che potete ripassare con me. Pagina 62, pagina 63, l'inizio della civiltà egizia. Allora, la civiltà egizia si sviluppa a partire dal 4000 a.C., significa partire da 6000 anni fa circa, lungo le sponde di un fiume che è tradizionalmente considerato uno dei fiumi più lunghi al mondo, il fiume Nilo, che scorre in Africa e all'interno della mezzaluna fertile. Questo fiume è molto lungo, pensate che è circa 6.853 km, quindi veramente una cosa pazzesca, e attraversa parte dal lago Vittoria, nel centro dell'Africa, e attraversa diversi stati, il Burundi, il Ruanda, la Tanzania, l'Uganda, l'Etiopia, il Sudan e l'Egitto. E poi va a sfociare, quindi da sud scorre verso nord e va a sfociare a delta, quindi dividendosi, diramandosi in tante parti, sfocia nel Mar Mediterraneo. Questo fiume, questa civiltà si è sviluppata lungo le sponde di questo fiume, come le grandi civiltà che abbiamo studiato quest'anno, pensate ai Sumeri, lungo le fiumi, il fiume Tigre ed Eufrate. I fiumi rappresentavano la sopravvivenza per questi popoli, la fortuna di questi popoli. Voi vi ricorderete senz'altro tutta la spiegazione che abbiamo fatto del fiume Nilo che in certi periodi dell'anno esondava, cioè straripava. Questo poteva portare distruzione, ma nel contempo era una grande fortuna questa esondazione, perché il fiume lasciava, quando si ritirava, lasciava il lino, che era un fango che rendeva il terreno molto fertile. In questo modo l'agricoltura in Egitto poté svilupparsi molto e con lo svilupparsi dell'agricoltura si è sviluppato anche il commercio e il popolo egizio ha quindi vissuto grande prosperità, ha potuto svilupparsi e vivere anche indisturbato grazie alla conformazione, alla morfologia del territorio in cui era collocato. Infatti, se noi guardiamo la cartina, notiamo che a est c'erano le montagne, e poi c'era il Mar Rosso, che in qualche modo difendeva, diciamo, gli egizi dagli attacchi dei nemici, dei conquistatori. Verso ovest c'era il deserto libico. Anche il deserto ha rappresentato una sorta di protezione agli attacchi dei popoli che potevano voler conquistare, ecco, questa zona. E a nord c'era il Mediterraneo, in conseguenza anche il mare, che era questo confine naturale, poteva rappresentare comunque una barriera, una difesa, ecco, in questo senso. E proprio per questo motivo, gli antichi egizi hanno potuto svilupparsi, diciamo, quasi indisturbati per più di 3000 anni. Adesso andiamo a pagina 63, un attimino, che si carica. Allora, all'inizio ovviamente erano organizzati in piccole tribù, in villaggi, e ogni villaggio aveva il suo capo. Poi pian pianino i vari villaggi collocati lungo le sponde del Nilo hanno imparato a diciamo, collaborare tra di loro, soprattutto per gestire questo fiume, il Nilo, che era da una parte rappresentava un pericolo, ma dall'altra era una grande risorsa. Quindi insieme cominciarono a costruire dighe e canali per controllare le piene e distribuire l'acqua per l'agricoltura, per la sopravvivenza in generale. Con il tempo quindi si formarono due stati, l'Alto e il Basso Egitto, e ciascuno aveva un proprio re, un proprio faraone, perché voi ovviamente ormai lo sapete che in Egitto il re veniva chiamato faraone. Il Basso Egitto era un
diciamo vicino alla foce, più a nord, dove il Nilo si getta nel Mar Mediterraneo. Ed era una zona più ricca e più sviluppata, perché qua il territorio era più pianeggiante, questo permetteva, favoriva l'agricoltura, permetteva anche con più facilità gli scambi commerciali, perché il fiume scorreva più lentamente, in modo più regolare in questa zona. Il fiume era una via di comunicazione, cioè viaggiavano proprio attraverso il fiume, principalmente attraverso il fiume. Mentre l'Alto Egitto, che si trovava a sud, era una zona meno adatta all'agricoltura perché più montuosa, ed era anche il fiume era più impervio, meno, diciamo, facile da navigare, e quindi i traffici commerciali erano anche un po' meno favoriti. Poi, intorno al 3000 a.C., l'Alto e il Basso Egitto vennero unificati e governati da un unico faraone. Da questo momento in poi, la storia della civiltà egizia viene suddivisa in tre grandi periodi. Abbiamo il periodo dell'antichità. Adesso scendo un pochino così voi potete vedere, voi avete completato la linea del tempo qua sotto perché l'avevamo fatto insieme a scuola. Allora, abbiamo il periodo dell'Antico Regno, che inizia a partire dal 2570 a.C. Quindi, se voi guardate la linea del tempo, abbiamo l'inizio della civiltà egizia, che parte dal 4000 a.C. Poi abbiamo il periodo dell'unificazione dell'Alto e del Basso Egitto, che è avvenuta circa nel 3000 a.C. Poi abbiamo l'inizio dell'Antico Regno, che avviene nel 2570 a.C., e questo è il periodo in cui vengono costruite le piramidi, vale a dire quelle costruzioni imponenti in cui venivano sepolti i faraoni, la famiglia del faraone e gli amici del faraone, i nobili. Poi abbiamo il periodo del Medio Regno, che parte dal 1940 a.C., ed è il periodo di massima prosperità, massimo benessere per il popolo egitto. Quindi si vive in pace, si vive con abbondanza di cibo, e quindi un periodo molto positivo per questo popolo. E poi inizia il Nuovo Regno, a partire dal 1540 a.C. E da questo momento in poi si va poi verso il periodo della decadenza, perché cominceranno gli attacchi da parte dei popoli stranieri. In particolare nel 670 a.C. avviene l'invasione da parte degli Assiri, che è questo popolo che noi abbiamo studiato, che era geograficamente collocato lungo le sponde del fiume Tigri a nord, quindi della Mesopotamia, e che era un popolo di abili guerrieri e di feroci conquistatori, no? Che ha quindi anche invaso a un certo punto l'Egitto. Ma diciamo che la conquista definitiva dell'Egitto avverrà nel 30 a.C. da parte dei Romani, che è popolo che ovviamente abitava l'Italia e che conosceremo poi il prossimo anno scolastico in quinta. D'accordo, bambini? Quindi, diciamo che questo in generale è un ripasso. Allora, voi cercate di mettervi in testa, di memorizzare proprio Alto Egitto, Basso Egitto e poi la divisione nei tre regni, Antico Regno, Medio Regno, Nuovo Regno, ben venga se ricordate anche le date, mi raccomando, cominciate ad allenarvi, anche se è un po' difficile, però un pochino di allenamento a memorizzare anche un po' di date, perché studiando la storia, man mano che crescerete, vi verrà sempre più chiesto di memorizzare delle date. Va bene, questa lezione quindi è a posto, adesso ascoltate anche le prossime che nei prossimi link vi lascio qui.